Buonasera telespettatori di Nettuno TV, ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione. Buonasera anche a chi ci segue in streaming sul sito www.nettunotv.tv. Telegiornale di questa sera che apriamo parlando del meteo, perché dalla prima serata di oggi sono previste le gelate nella città di Bologna. E dunque, a partire dalla prima serata, i mezzi spargisale cominceranno a percorrere le strade della città, appunto per spargere il sale in vista dell'abbassamento delle temperature e della conseguente previsione di gelate, come da bollettino ARPE di oggi. I mezzi accenderanno il motore nella prima serata, quando la viabilità sarà più fluida, per evitare dunque che il traffico possa essere in un certo senso motivo di vanificare appunto l'effetto del sale sull'asfalto. Anche il piano freddo è in allerta in queste giornate di temperature particolarmente rigide. Resta confermato l'ampliamento di 35 posti letto rispetto ai 261 previsti per accogliere chi non ha un luogo dove dormire. Sempre in merito a questo argomento, Confabitare, l'associazione dei proprietari immobiliari, rivolge un appello a tutti i residenti, onde evitare spiacevoli inconvenienti e disagi per cittadini ed automobilisti. È doveroso che i proprietari di case si armino di santa pazienza e soprattutto di pale, badili e pacchi di sale per sgomberare la neve ed il ghiaccio di pertinenza alle loro proprietà, ad esempio i marciapiedi antistanti i portoni oppure i vialetti che conducono fuori dai garage e le porzioni di giardino o portico di proprietà. L'obiettivo, oltre a quello di evitare disagi e cadute per se stessi, per i propri familiari o per i condomini, è anche quello di tutelarsi anche nei confronti di eventuali azioni legali e citazioni per danni da parte di chi dovesse avere un incidente su quel tratto di strada o marciapiede. Confabitare ancora ricorda ai cittadini di fare attenzione anche alle condizioni dei tetti dopo le nevicate per evitare che pezzi di ghiaccio o neve si stacchino e cadano dall'alto, provocando incidenti e danni per automobili e persone. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca perché per 3 anni avrebbe maltrattato i bambini di una scuola, con violenze fisiche, verbali, umiliazioni ed insulti. Sono vessazioni che nel caso dei bambini di origine straniera avevano riferimenti dispregiativi anche a fondo discriminatorio e razziale verso i luoghi di provenienza. Per questo una maestra di scuola di infanzia di Imola, una donna di 55 anni, è finita agli arresti domiciliari con ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bologna su richiesta della procura. Ancora la cronaca, si è presentato sabato mattina al commissariato Due Torri di Bologna un altro dei componenti del gruppo che una settimana fa aveva aggredito a pugni e sprangate un netturbino e un tassista in via Ugo Bassi. Ricorderete quanto accaduto appunto la settimana fa. Si tratta di un 24enne di origini nordafricane nato a Bologna, con alle spalle qualche precedente per droga e furto, che è stato denunciato per lesioni pluriaggravate, rapina e danneggiamento. Prima di lui erano già stati identificati un 22enne molisano e un marocchino di 30 anni finiti in carcere, oltre ad una bolognese di 28 anni denunciata per lesioni e minacce. Il 24enne che si è presentato appunto al commissariato sembra essere il fidanzato della ragazza e avrebbe ammesso di aver picchiato il netturbino il taxista a mani nude, senza l'aiuto della spranga. A suo dire aveva fatto questo gesto per difendere la fidanzata. Ha anche ammesso di aver danneggiato l'auto del taxista e secondo quanto sta ricostruendo la polizia, mancherebbe però ancora all'appello un quinto componente del gruppo. Cambiamo argomento perché questa mattina il Comune di Bologna ha premiato con la Card Musei Metropolitani i cittadini volontari del quartiere Porto Saragozza che hanno aiutato bambini e ragazzi contro la dispersione scolastica. Sentiamo in merito a questo le parole e la soddisfazione dell'assessore alla cultura del Comune di Bologna, Matteo Lepore. È un bel momento, abbiamo premiato 40 cittadini e cittadine che da ormai 2 anni aiutano tanti ragazzi e ragazze del territorio di Porto Saragozza nell'aiuto per i compiti, altre attività educative, lo fanno volontariamente donando il proprio tempo. È un modo per far accedere alla cultura, al sapere le nuove generazioni, insomma persone che hanno più bisogno di altre. Il gesto che noi oggi facciamo per Natale è donare loro la Card Musei per un anno intero di accesso gratuito agli spazi espositivi, le mostre e alle opportunità culturali. Il tema centrale è quello del contrasto alla povertà educativa. Esatto, perché in questa nostra epoca noi viviamo
con grande difficoltà, tante novità come internet, che è una delle principali, ma anche la crescita di nuove forme di intolleranza, la mancanza del rispetto, del riconoscimento dell'autorità degli insegnanti. È difficile oggi fare educazione, ma rispetto al passato in più abbiamo degli avversari, persone, culture, proposte che cercano di rendere la nostra comunità più ignorante, più intollerante. Quindi oggi fare promozione del sapere, della bellezza del sapere, dell'educazione è una grande sfida, un impegno civico. Ma chi sono nello specifico questi volontari e che cosa fanno per aiutare i ragazzi? Ce l'hanno raccontato loro. Andiamo a sentire alcune testimonianze. Io sono un odontoiatra e ho dato una mano per curare qualche ragazzino che aveva dei problemi dentali, quindi mi sono messo a disposizione per il quartiere. Mi sembra una cosa bella dare comunque una mano, essere vicini a dei ragazzi che possono essere anche in difficoltà, insomma. Perché la scelta di aiutare gli altri in questo modo? Perché se ci aiutiamo tutti, viviamo tutti un po' meglio. Non va molto di moda al giorno d'oggi, ma è così. Ma che ragazzi trova? Sono ragazzi molto, molto carini, molto disponibili. Il problema è che a volte ci sono, a volte non ci sono. E poi c'è un ragazzo meraviglioso che viene dal Marocco, Ayman, che l'anno scorso mi ha chiesto di parlare delle infrastrutture dell'impero romano. È un ragazzo di un'intelligenza unica, no? E a cui ho dato anche un piccolo libro di filosofia per capire alcune cose. Questo è veramente un piccolo genio. Io ho realizzato negli ultimi anni la documentazione video di molti progetti, soprattutto per esempio campi estivi del quartiere Porto Saragozza, e appunto realizzando il video dell'esperienza dei bambini che hanno vissuto questo campo estivo di, penso, 2 settimane, sì, ogni anno. Si è divertita? Che esperienza è stata? No, per me è molto bello perché comunque sono un'appassionata di videomaking, mi sono offerta appunto, visto che mia madre lavora nel quartiere, mi sono offerta di dare una mano in questo modo, portando una mia passione anche in una realtà più grande, facendo comunque del bene, quindi sì, mi è piaciuto molto. Ancora la cronaca, perché le ha addocchiate sull'autobus dove gli sguardi insistenti avevano già infastidito 2 diciottenni, poi è sceso la stessa fermata e dopo poco ha molestato una di loro. È successo da parte di un uomo di 49 anni, nato in Moldavia e cittadino romeno, che è stato arrestato per violenza sessuale dai carabinieri intervenuti nel tardo pomeriggio di sabato in via Corticella. A chiamare il 112 è stata la madre di una coetanea della vittima che ha assistito alla scena. La donna stava tornando a casa con la figlia e l'amica quando le 3 si sono accorte dell'uomo che alla fermata dell'autobus le ha poi seguite. Quando si sono fermate a un semaforo pedonale ha preso di mira una delle ragazze. La madre l'ha allontanato e i carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo, mentre usciva da un supermercato nel quale aveva tentato di nascondersi. Cambiamo argomento, perché il nucleo dei carabinieri sulla tutela del patrimonio culturale ha riconsegnato alla città un importante documento autografo. Si tratta di una lettera autografa di Gioacchino Rossini risalente al 1839 ed indirizzata al senatore di Bologna, rubata in epoca successiva al 1942. È stata riconsegnata, come detto, al comune. Allora andiamo a sentire le parole di soddisfazione del sindaco Virginio Merola nell'intervista di Francesca Bolognini. Acquisisce al Comune di Bologna la proprietà di una lettera di Rossini che documenta ancora una volta il rapporto forte di questo maestro della musica con la nostra città. Qui ha passato la sua giovinezza, qui ha avuto i suoi conflitti, ma qui gli è stato riconosciuto anche, come in questa lettera, il suo apporto alla cultura musicale. È una lettera nella quale accetta con gratitudine di fare il consulente onorario della musica per il liceo musicale, quello che oggi è diventato il nostro conservatorio. Qui nella nostra biblioteca della musica, nella nostra istituzione dei musei, ospiteremo questa lettera insieme ai tanti manoscritti e alle tante opere di Rossini a disposizione degli studiosi, dei curiosi e dei turisti. Una bella iniziativa che è dovuta alla forte collaborazione tra i nostri uffici, i carabinieri e il professor Verdi, che per primo ha segnalato quest'asta su cui concentrare l'attenzione.
Com'è stato possibile recuperare il prezioso documento? Ce lo spiega il comandante del nucleo dei Carabinieri sulla tutela del patrimonio culturale di Bologna, Giuseppe De Gori, ancora con Francesca Bolognini. L'importante recupero questo dei Carabinieri del Nucleo di Tutela Patrimonio Culturale è di un documento autografo di Gioacchino Riossini inviato al senatore della città di Bologna nel 1839. Un documento di altissimo profilo storico per gli esperti. È stato possibile il recupero attraverso una sinergia tra la Bologna Istituzione Musei e il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Già da quest'estate si percepisce che questo documento poteva essere in vendita all'asta. Effettivamente non si possiede, perché non è inserita nella nostra banca dati, un'immagine del documento e vengono eseguite dei riscontri presso l'archivio storico del comune e ne troviamo traccia proprio della trascrizione del documento autografo di Gioacchino Rossini e una fotografia pubblicata poi nel 1942 su una pubblicazione. Questo ci consente di eseguirne immediatamente il sequestro e quindi poi di proseguire nelle indagini fino ad arrivare all'odierna restituzione in favore dell'ente pubblico del Comune di Bologna, che ne è il proprietario di questo documento, che stava per definitivamente anche, diciamo, ulteriormente disperdersi dal patrimonio culturale della nostra città. Oggi ritorna proprio nel luogo dove è giusto che sia, proprio per essere fruito dalla collettività. L'Emilia-Romagna si avvia a chiudere il 2018 con un PIL in crescita dell'1,4% al vertice nazionale e una disoccupazione al 5,9%. È questo quello che emerge dal rapporto 2018 sull'economia regionale dell'Emilia-Romagna, realizzato in collaborazione tra Unioncamere e Regione, con il contributo di Aster ed Ervet e le stime di Prometei, presentato oggi appunto nella comunità di San Patrignano nel Riminese. Ce ne parla il presidente della Regione, Stefano Bonacini. Il rapporto sull'economia dimostra come l'Emilia-Romagna, per il quarto anno consecutivo, è la regione che cresce di più in Italia e addirittura prima non lo era mai stata per export per quota pro capite. C'è un paese in quest'ultima congiuntura che rallenta, noi continuiamo a crescere. Però per continuare a crescere anche i prossimi anni, noi che presenteremo un bilancio espansivo tra due giorni e lo approveremo, che vale 1 miliardo di euro di investimenti nei prossimi 3 anni, abbiamo bisogno che anche il Paese non rallenti. E ad esempio abbiamo bisogno che il Governo non impedisca a noi, Emilia-Romagna, di realizzare le opere infrastrutturali che per noi sono prioritarie e decisive, a partire dal passante di Bologna o dall'autostrada Cispadana. Insomma, noi mettiamo in campo azioni che garantiscono investimenti, investimenti in particolare sul mondo del lavoro, sulla ricerca, l'innovazione e soprattutto anche sulle imprese e il turismo, perché in quella crescita sostenibile, che è fatta di 3 pilastri, manifatture, cultura e turismo, noi vogliamo proseguire a ridurre la disoccupazione, che dal 9 è scesa al 6% negli ultimi 3 anni e mezzo, ma non ci basta, perché vogliamo tornare il prima possibile alla piena occupazione. La Fondazione Carisbo e la Fondazione Bersani organizzano l'incontro in memoria del senatore Giovanni Bersani, incontro dal titolo La cultura è sviluppo, da Bersani un pensiero per l'attualità, che avrà luogo mercoledì 19 dicembre alle 17:30 in Fondazione Carisbo in via Farini numero 15. Sarà anche l'occasione per premiare i 3 vincitori delle borse di studio provenienti dalla Scuola di Scienze Politiche. Per parlare di questa iniziativa e di altri aspetti, nei nostri studi, durante il telegiornale di oggi delle 13:15, è venuto Gianpietro Monfardini, il presidente della Fondazione Bersani. Noi abbiamo studiato questo titolo da dare alla serata a lungo per dare un'idea complessiva di quello, dei propositi che abbiamo anche con questo incontro. Bersani, uomo di cultura, diciamo, è ovvio, aveva già una cultura per studi universitari, ma lui ha sempre cercato di allargare questa cultura ad altri confini, sempre più estesi, ad altri problemi sempre diversi, per cui era veramente un uomo di pensiero. Ma spesso si confonde la cultura col pensiero. Per Bersani non c'era cultura se non c'era uno sviluppo concreto dei problemi che la cultura ti portava. E quindi era anche un uomo del fare, come è stato detto giustamente, era un uomo del fare, come sono poi tutti gli uomini che vivono la carità, cioè non riescono a pensare e poi chiudere. Ecco, era un uomo del fare che cosa? Sostanzialmente
diciamo come abbiamo dato anche il titolo alla biografia, cercare non tanto il soccorso, che pure è importante, ma Bersani, da uomo di cultura, ha sempre cercato il riscatto dalle situazioni di degrado e di povertà. E l'ha anche trovato sia, diciamo, quando era al Parlamento europeo con la sua politica di cooperazione allo sviluppo, le leggi che faceva, perché poi era a un livello tale che faceva anche delle leggi funzionali a questi scopi, sia nell'Italia del dopoguerra, dove con i braccianti che fuggivano dai campi senza speranza, senza più lavoro, lui ebbe il coraggio di passare delle sere di ritorno da Roma, dal Parlamento, dove era impegnato, per convincerli che la loro dignità sarebbe stata in cooperative di conduzione agricola, cosa che oggi è quasi incredibile, dei braccianti che diventavano loro, certo, i padroni della, certo, loro vita. All'Archiginnasio si è tenuto un incontro promosso dall'Accademia Nazionale dell'Agricoltura in occasione della presentazione del libro Latte, Soldi e Politica. 20 anni di battaglie della Granarolo tra gli scandali della Prima Repubblica e i crack di Cragnotti e Parmalat. Un libro scritto da Luciano Nigro e Luciano Sita. Ai nostri microfoni ha parlato uno degli autori, Luciano Sita. È un trio strettamente legato perché il latte è un grande prodotto, ha dietro una grande storia che attraversa il nostro paese sia in termini economici che temporali, e è stato inevitabile che ci fosse una correlazione fra il latte, la finanza, diciamo, e quindi la banalizzazione soldi, e il sistema politico, perché il sistema agricolo del nostro paese ha sempre avuto una forte presenza di influenze politiche, soprattutto a livello di politiche governative. Cosa racconta questo libro? Ma questo libro racconta 20 anni di storia di una grande impresa cooperativa che è Granarolo. Il libro parte dal 1990, quando io ho avuto l'avventura di diventare presidente di questa cooperativa, e arriva al 2009 con una cooperativa che è diventata il più grande gruppo nazionale del settore del latte, la più importante filiera del latte del nostro paese, attraversando tutto un processo di trasformazione del mercato e dell'economia agricola e anche dell'imprenditoria del settore, perché la Granarolo si è dovuta confrontare con imprenditori come Cragnotti e Tanzi, grandi imprenditori che sono poi finiti in galera, che però hanno fortemente osteggiato e condizionato la crescita della cooperativa Granarolo, che nonostante tutto è riuscita ad affrontare i problemi, ad affrontare le trasformazioni tecnologiche del mercato, arrivando ad essere oggi la più grande impresa del latte del nostro paese. Ha partecipato all'incontro anche Andrea Segre, il presidente della Fondazione FICO, e ha detto la sua anche sul discorso del latte. Andiamo a sentirlo. Bisogna consumarne di più perché fa parte poi della nostra dieta, e io credo che deve essere questa dieta bilanciata. È importante mangiare tutto nelle giuste proporzioni, ma detto ciò credo che l'agricoltura soffra rispetto alla politica di una sorta di ridimensionamento, diciamo, degli indicatori economici. Pensiamo al contributo al PIL, parliamo proprio di agricoltura, non di sistema agroalimentare, di occupazione. Sono, diciamo, degli indicatori che nel tempo, via via che l'economia cresce, si riducono in proporzione. Questa è la bellezza dell'economia, dell'innovazione, del progresso, e tuttavia tiene e mantiene un ruolo fondamentale rispetto al territorio, rispetto alle tradizioni, all'identità, all'export e a tantissimo altro. E la politica dovrebbe fare meno il conto del peso relativo, ma più il conto del peso in prospettiva rispetto allo sviluppo di un paese, ma tutto a tutto tondo. Quindi dovrebbe forse occuparsene di più. E questo credo che sia uno dei messaggi importanti che viene fuori anche dalla lettura molto bella del libro di Luciano Sita.
Nella sede di Nomisma è stato presentato il bilancio sociale 2017 di AIOP, l'Associazione Italiana per l'Ospedalità Privata dell'Emilia Romagna. A parlarne ai nostri microfoni Bruno Biagi, il presidente regionale e il vicepresidente nazionale di AIOP. I dati sono anche quest'anno molto interessanti, con una forte ricaduta sul territorio rispetto all'attività che sviluppiamo. Inoltre quest'anno l'abbiamo voluto arricchire, cosa che proseguirà anche negli anni futuri, proprio perché tutto sommato i dati sono per certi versi molto simili, non avendo cambiato budget e tariffe. L'abbiamo voluto caratterizzare da un focus su un'area che riteniamo particolarmente interessante, fondamentalmente perché anche l'ultimo rapporto europeo sullo stato di salute la indica come uno dei grandi problemi che il futuro ci attende, che è quello della sanità mentale. Cioè la buona salute mentale è un momento estremamente importante, coinvolge a livello di comunità europea circa 84 milioni di persone. In Italia è circa il 5-9%, circa il 6% della popolazione. Ha un costo importante, quasi 54-55 miliardi, in parte legati al trattamento, ma anche molto legati alla perdita di possibilità, di posti di lavoro, di necessità di accudire queste persone. È un fenomeno anche non solo medico, ma un fenomeno sociale. Circa il doppio delle persone che, per esempio, attraversano periodi di depressione sono persone che appartengono alle classi sociali più deboli, quindi o persone anziane o persone che hanno perso il lavoro. Quindi è un fenomeno estremamente importante. Apriamo adesso la pagina dello sport. Il Bologna scenderà in campo domani nella sfida contro il Milan, conoscendo già i risultati delle sue dirette avversarie. Pareggio ieri tra Spal e Chievo che finisce 0-0, hanno perso tutte le altre, di fatto ha perso il Frosinone, ha pareggiato il Chievo, però aveva perso anche l'Udinese. Di fatto la classifica è rimasta pressoché immutata per il Bologna, che domani ha l'occasione per rifarsi sotto e scavalcare l'Udinese. Andiamo a sentire le parole nel prepartita di Filippo Inzaghi. Poi in questi momenti preferisco reagire con positività, guardando avanti, lasciando alle spalle quello che è stato, che deve esserci da lezione, ma cercando con tutto me stesso di uscire da questo momento, perché dopo penso che sarà ancora tutto più bello. Io ci credo fortemente e mi auguro che domani la risposta la mia squadra la dia in campo. Ecco. Ci giochiamo contro una squadra che chiaramente, se guardiamo i valori in campo, è fuori portata, ma noi dobbiamo cercare di azzerare tutto questo con la voglia, con l'attenzione, con la cura maniacale dei dettagli. È chiaro che se pensiamo a Higuaín, Cutrone, Suso, il Milan è una squadra che chiaramente è una delle più forti d'Italia. Però noi abbiamo una grande occasione, comunque per fortuna i risultati ci danno una mano, le squadre ci aspettano, mancano più di 20 partite, per cui abbiamo tutto il tempo per poter far bene e ripartire. In questo momento quello che ci manca maggiormente, ed è che è davanti agli occhi di tutti, è un risultato positivo, perché probabilmente giochiamo meglio, siamo migliorati in tanti frangenti, ma ancora non è sufficiente per portare a casa i 3 punti, che poi sono la cosa che contano maggiormente nel calcio. E domani sarà dura, però insomma, davanti al nostro pubblico abbiamo il dovere di fare una grande partita, anche per, insomma, per tutto quello che è successo. Io sono sicuro che la squadra è responsabilizzata e cercherà di farla in tutti i modi. I tifosi del Bologna sono stati una scoperta grande, perché in momenti così difficili sono sempre stati vicini, sono stati i primi a incitarci, per cui noi abbiamo un grande debito nei loro confronti, nei confronti del nostro presidente, dei nostri dirigenti, per cui mi auguro che domani veramente la squadra dia tutto se stesso. Appuntamento domani alle 20:30 allo stadio Renato Dallara per la sfida tra Bologna e Milan. Parlando invece di basket, doppia soddisfazione sui due lati del Reno, vittoria per la Fortitudo, vittoria per la Virtus che spugna il campo di Pistoia, batte la squadra di Alessandro Amagli, salutato tra le altre cose dai tifosi bianconeri prima della partita, una Virtus che vince 81-71 in Toscana. Andiamo a sentire le parole di coach Pino Sacripanti. Bene, è importante vincere questa partita, perché in campionato abbiamo perso 2 partite consecutive facendo
bene o male la stessa progressione, cioè andando avanti bene, giocando bene, poi dopo facendoci recuperare, perdendo la partita con poca attenzione. Qui volevamo assolutamente la vittoria, credo che per 30-32 minuti abbiamo realmente giocato meglio, abbiamo fatto tutte le nostre cose, siamo andati avanti con i nostri giochi, con le nostre soluzioni, seguendo il piano partita. Questo ci ha portato a un punteggio di vantaggio elevato. Non nego che una piccola preoccupazione ce l'ho sempre di questa squadra, che non riusciamo mai a essere per 40 minuti intensi, forti e duri come quando iniziamo la partita. L'ultimo quarto è vero che era oggettivamente sempre stata molto in controllo, non siamo mai scesi sotto i 10 punti, però abbiamo regalato, abbiamo smesso di correre e di attaccare, un po' per forse un discorso mentale, un po' per un discorso fisico. Però credo che sia stata una partita con idee tecniche molto chiare, con una buona esecuzione da parte dei ragazzi nel fare quello che gli era stato richiesto. Secondo me anche con tre quarti dove difensivamente siamo stati molto accorti su tutto quello che avevamo preparato, e quindi sono contento della prestazione, sono contento dei due punti. Dopo comunque un'ultima partita che abbiamo giocato in Coppa, che abbiamo perso l'ultimo canestro, abbiamo fatto secondo me una gara altrettanto bella. Vince anche la Fortitudo di coach Antimo Martino, 11 vittorie nelle 12 gare di campionato, la sconfitta contro Piacenza fa parte ormai di un passato quasi remoto, 2 vittorie in una settimana, quella con Cento e quella contro Ferrara di ieri sera, al finale 91-75, andiamo a sentire la soddisfazione di Antimo Martino. C'è molta gratificazione per questo risultato, innanzitutto perché è una vittoria importante su un campo difficile che sinora aveva visto sempre vittoriosi i giocatori di Ferrara, tranne nel derby diciamo contro Forlì, in cui però mancava Mike Hall, quindi non un'assenza da poco. Anche oggi, nonostante dal mio punto di vista una grande prestazione da parte nostra, Ferrara non ha mai mollato, e quindi sono convinto che nel proseguo del campionato questi due punti assumeranno un valore importante. Una vittoria che voglio dedicare ai nostri tifosi, perché sinceramente oggi la loro tifo, la loro presenza, il loro supporto veramente ci ha dato l'impressione reale di giocare in casa, e quindi era giusto ricambiare tutto questo affetto con una grandissima prestazione. Squadre come quella di Ferrara, che comunque si basano soprattutto sul talento di due giocatori, vanno messe in difficoltà proprio con il collettivo, muovendo la palla, avendo pazienza, e noi oggi l'abbiamo fatto veramente molto bene, che tranne qualche minuto in cui onestamente si poteva far meglio, però bisogna riconoscere ai ragazzi di aver approcciato la partita nella maniera giusta e soprattutto di averla gestita in maniera molto intelligente. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie alla regia di Filippo Patti, l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina con la rassegna stampa delle 7, grazie ancora e buon proseguimento di serata.